qui a Ski Pass Modena in compagnia di Valentina Margaglio e di Mattia Gaspari, i due top athletes dell'Italia per quanto riguarda il mondo dello skeleton. Allora, Valentina, l'anno scorso il debutto in Coppa del Mondo, quest'anno sei chiamata a riconfermarti, se non addirittura a migliorare i tuoi risultati. Sì, sì, esatto. Quest'anno sarà ancora più dura perché inizierò dall'America, dalle due tappe in America dove non ci sono mai stata. E dopodiché si sposterà comunque in Europa su piste che conosco meglio, quindi sicuramente ce la possiamo giocare. Hai dimostrato di avere delle grandissime doti di spinta, vieni dall'atletica leggera e che ti ha dato grandissime possibilità proprio in questo fondamentale che sta diventando sempre più importante nello skeleton. Ti manca un po' la guida? Sì, diciamo di sì, è uno sport un po' di esperienza, diciamo. Chiunque può arrivare, oddio, non proprio chiunque, e spingere forte, ma per imparare a guidare ci vuole un attimino di più. E comunque già quest'anno sta andando molto meglio, quindi vedremo. Siete stati a Königssee, poi a Sigulda, come sono andati questi primi approcci sul ghiaccio? Molto bene, abbiamo fatto qualcosa di nuovo, c'è un allenatore nuovo e abbiamo imparato la pista di Sigulda, comunque molto difficile, ma sarà la stessa pista dei campionati europei, quindi sicuramente da imparare. E no, sono abbastanza soddisfatta. Perfetto, passiamo a Mattia invece. C'è grande attenzione nei tuoi confronti perché dopo due anni sfortunatissimi, tendine d'Achille proprio due volte operato e adesso un ritorno graduale, tanto allenamento. Ci eravamo visti ai campionati italiani di spinta dove non hai partecipato per preservarti. Adesso si inizia però a fare sul serio. Sì, finalmente sono ritornato al mio habitat naturale, che appunto è quello del ghiaccio, dello scivolamento, e mi è mancato molto, devo dire, devo essere sincero. Sto comunque facendo step by step, nel senso che non è che sto subito esagerando a fare cose, quindi me la sto prendendo, non dico con calma, però con i tempi giusti, senza esagerare, ovviamente senza sforzare troppo. Però ho fatto appunto, come diceva Valentina prima, delle ottime sessioni di allenamento, perché abbiamo trovato comunque delle condizioni accettabili, perché in tutta Europa c'era comunque caldo, però siamo riusciti a portare a casa comunque dei buoni giri, delle buone discese, quindi sono molto soddisfatto di come è iniziata, diciamo, questa mia stagione, che deve ancora iniziare, però per noi è iniziata. E soprattutto a causa dell'infortunio hai anche dovuto modificare il fondamentale della spinta, perché adesso, se non erro, hai cambiato completamente lato di partenza. Sì, esatto, quella è un po' la cosa più, tra virgolette, difficile da prendere, perché comunque sono stato abituato per quasi 10 anni a spingere da una parte e adesso mi ritrovo a spingere dall'altra. Comunque quest'estate ho fatto molti allenamenti a riguardo, però non essendo, tra virgolette, ancora così a mio agio, devo un attimo continuare a prenderci la mano, ecco. Quindi lavorerò molto sicuramente anche durante l'inverno su questo e poi ci lavorerò ovviamente in estate il prossimo anno. Diciamo che il ghiaccio l'hai assaggiato per la prima volta a Cesana, sul pistino. Che sensazione hai provato, anche se per poco tempo, a scendere lungo il ghiaccio dopo 2 anni così tribolati? Beh, sicuramente i primi passi ero un po' sul chi va là, no? Quindi ero molto curioso di avere dei feedback di un certo tipo. Comunque sono arrivati degli ottimi feedback, delle sensazioni molto positive, e tornare su ghiaccio alla fine lì, alla fine un saliscendi, niente di che. Invece quando ho messo la pancia su ghiaccio a Königssee 2 settimane fa mi è piaciuto molto di più, molto di più. E la tua stagione inizierà anche da te per la Coppa del Mondo, oppure inizierai pian piano ad acquisire confidenza magari nei circuiti minori? Sì, esatto, è proprio così, inizierò dalla Coppa Europa, farò 5 gare di Coppa Europa per essere più precisi, perché per una legge, per una regola della federazione, per poter affrontare il circuito superiore, che è l'intercontinentale, uno deve aver fatto 5 gare su 3 circuiti diversi, e quindi le prime 5 gare di Coppa Europa le farò, le parteciperò tutte e cinque su 3 piste, e poi dopo affronterò l'intercontinentale e poi dopo, se forse tutto va bene e ho il punteggio e con le tempistiche, con la logistica ci sono, la mia prima Coppa del Mondo sarà a Sigulda a febbraio. Beh, allora in bocca al lupo, perché veramente ci vuole proprio un grosso in bocca al lupo per questo rientro. Grazie. E dai, continueremo a seguire. Ottimo, grazie.